parlarne, perché insomma poi in realtà ne abbiamo parlato. Però mi hai citato un passo del Moby Dick. Questo lo dico perché a volte la letteratura poi ci apre anche delle porte, è una chiave, diciamo, per aprire le porte della conversazione, per arricchirla, insomma. Allora vorrei, proprio su questo tema delle lacrime, del dolore, eccetera, se tu hai voglia di leggerci questo passo, cioè, questo passo di Moby Dick, quando Ahab, sì, no? Si parla di una lacrima nascosta, di una lacrima di Ahab, quasi. Dunque siamo a pagina 554 di Moby Dick, quindi siamo arrivati alla fine, siamo per arrivare allo scontro finale fra Ahab e la balena che lo perseguita e che lui stesso perseguita, quindi il pecore della nave maledetta che un po' andrà a infrangersi e tutti moriranno, tranne uno. Chi è che muore? Questo è... Scusate, mi tanto deve fare il professore. Ma non è onesto chiedere chi è, perché hai appena detto che hanno tutto il diritto di non finire di leggere. Di tornare loro. Non mi dico che va a finire, va anche questo. E anche perché ha condotto tutta questa caccia alla balena in modo ossessivo. Sembra, arrivato a pagina 554, di avere come un ripensamento, di sentire il richiamo di casa, il richiamo della famiglia, il richiamo della terra, dei colori, degli odori della terra. Dura un attimo questa cosa, perché immediatamente lui rinsavisce o rimpazzisce di nuovo e la storia va a finire. Ma questa paginetta è veramente straordinaria. Era una limpida giornata d'un azzurro d'acciaio. I cieli dell'aria e del mare non si potevano quasi distinguere in quell'azzurro che tutto pervadeva. Soltanto l'aria pensosa era di una purezza e dolcezza trasparenti, come di donna, e il mare gagliardo e virile si gonfiava in ondate lente, lunghe e poderose, come il petto di Sansone nel sonno. Ecco qua mi verrebbe però, vedi, da dire che in molte università adesso certi testi sacri della letteratura vengono vietati, tolti dai programmi, perché non sono abbastanza politicamente corretti. E allora già questo inizio di capitolo, secondo me qualcuno si potrebbe arrabbiare, perché si fa una contrapposizione tra il mondo maschile e quello femminile, oggi come oggi è considerato molto attivo. Ma noi andiamo avanti scorrettamente e sentiamo cosa dice Mary. Qui e là in alto guizzavano le ali, bianche come neve di piccoli uccelli immacolati. Erano i pensieri delicati dell'atmosfera femminea, ma giù negli abissi dell'azzurro senza fondo passavano e ripassavano enormi leviatani e pesci spada e squali. E questi erano i pensamenti vigorosi, agitati e assassini del maschio mare. Ma sebbene tanto contrastanti nell'intimo, l'esteriore contrasto era soltanto di riflessi e d'ombre. Quei due parevano uno solo, era soltanto il sesso, per così dire, che li distingueva. Arriva vuol dire in alto verso l'albero maestro, arriva come uno zar e un re maestoso, il sole pareva consegnare quell'atmosfera leggera a quell'audace mare rollante, come la sposa allo sposo. E alla linea di cintura dell'orizzonte, un movimento molle e tremolante, che si vede specialmente qui all'equatore, rivelava la fede appassionata e palpitante, gli amorosi timori con i quali la povera sposa donava il suo seno. Impedito e stiracchiato, fatto nocchioso e ritorto dalle rughe, selvaggiamente risoluto e ostinato, con gli occhi vividi come carboni tuttora ardenti nelle ceneri della rovina, l'inflessibile Ahab uscì nella limpidezza del mattino, alzando l'elmo frantumato della sua fronte alla fronte celeste della bella fanciulla. Oh, infanzia immortale e innocenza dell'azzurro, invisibili creature alate che ci scherzano intorno, soave fanciullezza dell'aria e del cielo, quanto lontane eravate dall'attorcigliato dolore del vecchio Ahab. Ma così ho già veduto le piccole Miriam e Marta
elfi dagli occhi ridenti, saltellare spensierate intorno al vecchio padre, giocando col cerchio di capelli abbruciacchiati che gli crescono in margine al consunto cratere del cervello. Traversando lentamente la coperta del portello, Akab si piegò alla banda, guardò giù dalla murata verso il mare, e guardò come l'ombra dentro l'acqua affondava e affondava il suo sguardo, quanto più lui si sforzava di penetrare nella profondità. Ma i dolci aromi di quell'aria incantata parvero alla fine dissipare per un attimo l'oggetto canceroso del suo cuore. Quell'aria beata, felice, del cielo ammaliatore lo afferrarono infine carezzevole. La terra matrigna, da tanto tempo crudele e repulsiva, gettava ora braccia appassionate intorno al suo collo ostinato e pareva singhiozzare su di lui dalla gioia, come su uno che, per quanto indurito e peccatore, ella trovasse ancora nel suo cuore la forza di salvare e benedire. Di sotto al cappello calcato una lacrima cadde nel mare dall'occhio di Akab. Tutto il Pacifico non conteneva tante ricchezze che valesse quella misera goccia. Io trovo che questa sia veramente decorativa.